irriverente, mai scontato, un giornalista innamorato della sua città, della giostra del Saracino e dello sport, soprattutto se il colore era l'amaranto della sua Arezzo. Si è spento all'età di 82 anni Carlo Brandini Dini, aretino, assicuratore e corrispondente per 30 anni della Gazzetta dello Sport, membro dell'ufficio indagini della Procura federale della Federazione Italiana Gioco Calcio. Tanta la passione anche per la giostra del Saracino, della quale è stato primo magistrato, riuscendo a portare le telecamere RAI in piazza. Tra le passioni anche la politica, è stato consigliere comunale e spesso anima delle varie liste civiche che hanno concorso alle elezioni in città. Un personaggio televisivo che ha collaborato anche con la nostra emittente su alla prima puntata di A Tu per Tu, ma le sue vicende televisive sono ben più ampie. Noi lo ricordiamo così in questa intervista nei nostri studi, nella convinzione che chi lascia un segno non muore mai. Altro appuntamento di A Tu per Tu. Questa sera abbiamo un ospite, sono tutti ospiti importanti, tutte le trasmissioni che abbiamo fatto e che faremo hanno questa, c'è sicuramente l'importanza dell'ospite. Ma questa sera abbiamo un ospite eccezionale, un amico, una persona che veramente mi fa sentire bene solamente a parlarci, e è Don Paolo. Don Paolo è venuto ad Arezzo e già in pochi anni si è fatto una reputazione, si è allargato, è prete di una piccola parrocchia a Campoluci, ma Castelluccio. Campoluci e Castelluccio, sì. Di due, Campoluci e Castelluccio. Però, insomma, è l'addetto spirituale del cappellano della Polizia di Stato. Della Polizia di Stato, ha numerose incarichi e oltre agli incarichi è uno che si dà da fare tanto, perché non sta mai fermo, forse anche l'età per farla. Io quando avevo la sua età stavo poco fermo.